Il responsabile per la grave situazione in cui versano alcune scuole a Chieti ha un nome ben preciso, è il provveditorato alle opere pubbliche della Regione Abruzzo. Non usa certo diplomazia il presidente della provincia di Chieti, Francesco Menna, che questa mattina ha dovuto fronteggiare l'esasperazione di centinaia di studentesse e studenti dell'ITIS Savoia e del liceo scientifico Masci, giunti davanti al Palazzo della Provincia per manifestare contro lo stato di abbandono e degrado in cui versano i loro edifici scolastici. Chiediamo risposte da agosto, che mandiamo email e PEC, ma le risposte sono molto, o non ci rispondono oppure non si sa, non abbiamo avuto delle risposte certe su quello che succederà a scuola. Vedremo che cosa, ora ci riceveranno, vedremo che cosa ci diranno e speriamo che la situazione cambierà, perché non ne possiamo più veramente. Con un breve dossier consegnato, oltre alla stampa, anche ai rappresentanti degli studenti, dirigenti scolastici e perfino ai genitori, la spiegazione di una vicenda, almeno per quanto riguarda il Masci, fin troppo chiara. I nuovi locali presso l'ex caserma Berardi sono pronti, manca il collaudo del provveditorato alle opere pubbliche regionale, che continua a rinviare l'appuntamento. Questa settimana in cui non sono andati a scuola, secondo me, per me, per quello che penso io, per come sono fatto io, dovrà portare a un atto di dolore da parte di qualcuno, e quest'atto di dolore significa che porterò le carte al Procuratore della Repubblica, al Provveditorato Nazionale, alla stampa, agli studenti, ai genitori. Manderò anche queste carte a Valerio Staffelli, perché mi auguro che un tapiro d'oro venga consegnato in questa provincia, e lavorerò affinché si ricrei quella giusta fiducia nei confronti di quel pezzo dello Stato che ha disatteso la fiducia nostra e dei ragazzi. Questo per quanto riguarda il Masci, ma per il Savoia? Per il Savoia c'è stata, d'intesa con il Savoia, d'intesa col tavolo prefettizio, d'intesa con tutti, un'articolazione su tre plessi, e tra due anni ci sarà, da PNRR, da fondi europei, da grazie all'Europa, una nuova scuola per questi studenti, una scuola moderna, una scuola giusta, una scuola accogliente. Naturalmente anche su quel cantiere stiamo esercitando una funzione di controllo precipua e specifica affinché tutto funzioni perfettamente.